Saluto e presento i nostri ospiti. Subito l'onorevole Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie dell'invito. Toninelli, parliamo subito, perché poi affronteremo anche le ripercussioni a livello politico all'interno dei palazzi della politica. Invece, nell'ambito di questa inchiesta, aspettiamo le dichiarazioni del ministro, dell'ex ministro Guidi, domani ai magistrati. Come vede questo cambio di linea, questo legame che c'era e non c'era, l'ha descritto insomma quasi impalpabile ormai, ma giustifica comunque quello che è successo, le intercettazioni quello riportano? Allora, io penso che dobbiamo spiegare bene la situazione, l'accaduto, che è molto grave ai telespettatori. Prima di tutto bisogna distinguere il caso della ministra Guidi che si è dimessa dal caso del governo. La ministra Guidi non si è dimessa perché ha fatto l'emendamento, perché di fatto l'emendamento l'ha fatto il governo. La ministra Guidi si è dimessa perché l'hanno beccata a fare una chiamata al compagno, al fidanzato, alla quale diceva l'emendamento passerà, abbiamo l'ok della ministra Maria Elena Boschi, di conseguenza è tutto a posto. Lui dice, anche per i miei amici, quelli che tu conosci, sì, ti chiamo proprio per questo. È una cosa sconcertante, la magistratura farà il suo corso, quindi non voglio andare avanti a parlare di questo, ma altrettanto sconcertante come il governo sia colui dal quale è partita un'iniziativa legislativa che va a favorire una compagnia petrolifera straniera, la Total in questo caso, poi la Shell e l'Eni, che partecipava, che grazie a questo emendamento avrebbe avuto soldi per fare che cosa? Per ampliare i lavori, quindi le trivellazioni, quindi la ricerca di idrocarburi in quel territorio. La giustificazione qual è? Per i posti di lavoro. È una balla, anzi, prima per lo sblocco di infrastrutture pubbliche. Quella è un'infrastruttura totalmente privata. E poi per i posti di lavoro. Non è pubblica, ma è privata. Ed è fondamentale dirlo, è una smentita a quello che ha detto il Presidente del Consiglio. I posti di lavoro sono 300 e dureranno per i 2 anni necessari a implementare l'infrastruttura che ci sarà in quel territorio. Di conseguenza non c'è nulla. Qua quello che diciamo noi è, c'è un governo che fa un favore, non ai cittadini da cui è pagato, per i quali dovrebbe lavorare, ma un governo che fa un favore a un potente semplicemente perché c'era un rapporto amicale, di amicizia, di relazione tra il ministro, il governo stesso e la Totale, i cui vertici andavano a incontrarsi con la ministra Boschi. È per quello che deve andare a casa il governo, e chiediamo al Presidente del Senato Grasso di calendarizzare velocemente la mozione di sfiducia perché loro vengono a parlare davanti agli italiani. E poi parliamo meglio anche di questo. Io vorrei far replicare subito l'onorevole Malpezzi del Partito Democratico. Allora, sembra certo, onorevole, che l'ex ministro non avesse informato nel Consiglio dei Ministri né tantomeno il Premier di questo suo legame, di qualsiasi natura fosse, con Gianluca Gemelli, e neanche delle attività imprenditoriali e degli obiettivi imprenditoriali che il suo ex compagno a questo punto aveva. E se questo non l'ha fatto, come a noi risulta che non l'abbia fatto, quindi a noi risulta che non si sapesse assolutamente niente. D'altra parte io ricordo che la legge sul conflitto di interessi è stata votata da poco alla Camera, passata anche un po' in sordina perché era lo stesso giorno in cui sono stati votati i diritti, le unioni civili al Senato, quindi forse non è stato dato neanche tanto spazio al lavoro che quell'altro ramo del Parlamento stava facendo su una legge importante che adesso deve andare al Senato. Però volevo correggere, se me lo consente, il collega Toninelli, che dice un'inesattezza, e siccome è una persona precisa lo inviterei a raccontare agli ascoltatori in maniera precisa che cosa riguarda questo tanto famigerato emendamento che noi sosteniamo con forza, perché è un emendamento che consente allo Stato di riprendersi una sorta di controllo, diciamo così, sul poter sbloccare alcune situazioni che riguardano imprese e che riguardano quindi sviluppo, no, pubbliche però, private, e che rimane penalizzato e bloccato, che era rimasto bloccato, e non solamente in questo caso. Malpezzi, però convieni con me che è un'impresa privata e non pubblica. Potrebbe riguardare qualsiasi parte d'Italia. Allora, io lo ricordo agli ascoltatori, noi stiamo parlando di un progetto bloccato per motivi burocratici dal 1989, un progetto che può portare risorse, e non si
tratta, Toninelli, di raccontarcela ancora una volta col discorso trivelle sì, trivelle no. Si tratta di parlare di sviluppo anche fossile, ecocompatibile. Sviluppo ecocompatibile, perché io te lo ricordo ancora, Toninelli. Sentiamo Valentina Castaldini. Di fronte ai voti rispetto al reato di disastro ambientale, ma ti ricordo anche che se è una nostra iniziativa legislativa accusato di disastro ambientale, quello è perché il Partito Democratico ha fatto in modo che quella legge venisse approvata, che è stata proposta dal Movimento 5 allora, Stelle. Malpezzi, Valentina Castaldini, scusate, l'apporto della maggioranza non andate da nessuna parte. Allora, mentre il nostro counter continua a scorrere, torno da Danilo Toninelli, ricominciamo il giro, onorevole. Allora, voi naturalmente state scalpitando per la calendarizzazione di questa mozione di sfiducia, intanto però pensiamo alle cose di tutti i giorni, nel senso che il ministro va sostituito. Adesso Matteo Renzi ha preso l'Inter per lo sviluppo economico, ma dice insomma che i tempi saranno molto stretti, già forse entro la fine della settimana si avrà un nuovo ministro, forse potrebbe trattarsi di una donna perché il premier è sempre molto attento all'equilibrio fra i due sessi. Ma guardi, a noi per antonomasia come DNA del Movimento 5 Stelle non interessa chi va a occupare quella determinata poltrona, ma come la interessa occupa? Come occupa la poltrona. Certamente chiunque andrà a occupare quella persona, donna o uomo che sia, porterà avanti la medesima politica, in questo caso energetica, del governo Renzi, che è una politica energetica fossile, quando sappiamo che l'energia fossile rappresenta il medioevo, e lo dice un rappresentante di una forza politica che non sta dicendo aboliamo tutte le estrazioni di idrocarburi, ma ha una visione alternativa del mondo e sta depositando in questi giorni un piano energetico nazionale a lungo termine, parliamo di decenni, dove investiamo in una politica energetica rinnovabile, e chi è esperto della materia ci dice scientificamente che investire 1 miliardo in energie rinnovabili porta a 17.000 posti di lavoro, investire 1 miliardo in energie fossili a poche centinaia. Significa avere da una parte il Partito Democratico che va dalla parte delle lobby. La domanda che abbiamo fatto a Renzi ieri in diretta con Facebook, qualcuno ha risposto, è: ma chi vi ha scritto quel benedetto emendamento che voi dal governo avete detto di aver scritto? Non ci ha mai risposto, probabilmente gli ha scritto lo stesso dirigente della Total. E da un'altra parte abbiamo una forza politica che dice: cambiamo totalmente, noi non vogliamo favorire i forti, ma non vogliamo neanche favorire quello e non quell'altro, vorremmo favorire tutti. E in Italia serve lavoro e in Italia serve salute. Investire oggi, abbiamo visto in Basilicata, ci sono degli enormi problemi ambientali, quei lavori tra l'altro portano poco lavoro, quei lavori inquinano, e quel petrolio, diciamo, chi si sta seguendo, viene estratto da una società straniera che non lo raffina neppure in Italia, lo raffina all'estero e lo vende all'estero, e a noi rimangono le briciole e i tumori, è quello che è accaduto. Allora, i tumori, io vorrei andare dall'onorevole Simona Malpezzi adesso. Allora, onorevole, Matteo Renzi, un uomo solo al comando, insomma, possiamo dirlo che è un po' in difficoltà, arranca un po' in questo momento per una serie di vicende, non ultima questa che riguarda le dimissioni del ministro Guidi. Allora, la sua ascesa rapida al potere, Renzi, secondo lei, da quando è diventato Presidente del Consiglio, ha tradito qualcuna delle sfide che si era prefissato, è cambiato in qualche modo, è mutato, e se sì, in meglio o in peggio? Ce lo dica sinceramente, insomma. C'è un discorso di Italia che è cambiata. Matteo Renzi ha contribuito ed è il motore di un'Italia che sta cambiando. Cioè, se non riconosciamo questo, vuol dire che non riconosciamo quello che è l'impatto che Matteo Renzi ha portato in questi 2 anni di governo, con cambiamenti che sono radicali e sono ancora tutti in corso. Cioè, non mi sembra di poter definire Matteo Renzi un uomo in difficoltà, un leader in difficoltà. Ascoltatevi quello che è stato il suo intervento alla direzione del PD. Ma delle grane però grosse ce l'ha in questo periodo, ma parla del segretario del partito, ma le grane grosse, stiamo dicendo che un Presidente del Consiglio che si dice d'accordo e promotore anche di un emendamento che vuole favorire lo sviluppo dell'Italia è un Presidente del Consiglio che fa problemi o che fa degli errori? Io penso proprio di no, è il Presidente del Consiglio sotto il quale l'Italia, e lo dico sempre a Toninelli, non solo è migliorata in quelle che sono
le rinnovabili, ma ha superato la Germania, basta vedere quelle che sono le statistiche, la Germania ha perso questa sfida e questa grande battaglia, e chiederei anche al collega Toninelli, siamo dietro la Bulgaria e la Slovenia, quello che stanno facendo, caro Toninelli, io vorrei che lei chiedesse, si informasse su quello che stanno facendo i suoi consiglieri regionali in Campania, visto che siete così legati all'ambiente, state bocciando e mettendo le mozioni rispetto e contrari all'energia eolica, ben due ma in tutta la smetta di dire stupidaggini, per favore, la smetta di dire, abbiamo col governo Renzi Toninelli, perso posti di lavoro nell'eolico, sono 4.000 posti di lavoro in meno nell'eolico, ma di che cosa sta parlando? Sono aumentati 2 miliardi di favori alle imprese sulle estrazioni dei fossili, questi sono i dati scientifici e matematici. Non si capisce, ha finito, posso andare avanti bene. Detto questo, c'è un'azione di governo molto forte e soprattutto che dimostra un DNA completamente diverso da quelli precedenti, perché la ministra Guidi ci ha messo mezz'ora a dimettersi. Grazie a Dio. Quindi l'errore che ha commesso e tutto il resto, non è indagata, non c'è nessuna azione nei confronti della ministra, vogliamo dirlo. Lei si è dimessa perché da noi funziona così. Funziona Cataldini, che se hai commesso un errore o se hai fatto qualcosa di inopportuno, ti dimetti. E ma non l'ha scritto lei l'emendamento, dovrebbe dimettersi chi l'ha scritto. Allora, Castaldini, vorrei sentire il nuovo concetto. Ma non ci sono le indagini, Toninelli, su questo. E chiudo sì, per non togliere spazio alla collega. Io vorrei dire, caro Toninelli, tu sei per un'Italia paralizzata. Io capisco che voi la state facendo indietreggiare. Le proteste di Napoli dimostrano che state facendo del male agli italiani. I cittadini vi stanno sfiduciando. I cittadini stanno protestando contro di voi. Ascoltare anche che cosa ha da dire Castaldini. Mi scusi Malpezzi. Allora Castaldini, secondo lei la collega dice, accusa l'esponente del Movimento 5 Stelle di volere un'Italia paralizzata. Ecco, le chiedo, da esponente insomma del nuovo centrodestra, secondo lei Matteo Renzi ha rimesso davvero in moto il paese, ha risvegliato quel senso nazionale contro i privilegi, i corporativismi, insomma quelle famose lobby, quel sistema di interessi, di favori, amici, amici degli amici, parenti, che ne pensa? Penso questo, noi il motivo per cui sosteniamo questo governo è esattamente il fatto di fare riforme e sbloccare opere private e pubbliche che danno incentivo all'Italia. Nell'immagine d'Italia che il 5 Stelle oggi ha fatto in trasmissione è quella di distruggere quello che c'è, perché la loro idea scientificamente, dico tra virgolette perché non c'è nessuna scienza, investire in energie rinnovabili a distruggere il paese. Lei ha detto che investire in energie rinnovabili a distruggere il paese. Lei ha detto che quello che accade a Tempa Rossa è da distruggere, che quelle persone che sono 300 noi le mettiamo da parte, e lei si scorda, caro Grillino, che forse a Parma tutta la battaglia che 5 Stelle fanno sull'inceneritore, guarda, io che non mi offendo se mi chiama Grillino, le consiglio di fare una telefonata al suo sindaco, che in realtà dice esattamente nei fatti, perché poi quando si governa i fatti sono diversi, esattamente il contrario di quello che dice lei. Ovviamente. Allora, se devo ma lei è d'accordo o meno a investire nelle energie rinnovabili? Chiedo scusa. Ma io credo che per lei è normale che hanno fatto un emendamento ad una Total che nel 2008 sono stati arrestati i dirigenti della Total, li hanno arrestati per i fatti del 2008, o non lo sa? 40%, lei è d'accordo sul fare un favore ad una compagnia straniera i cui dirigenti sono appena stati arrestati, condannati? Complimenti. Necessità che all'Italia di petrolio viene soddisfatta da Tempa Rossa. Poi se ci sono delle indagini ma la vengono all'estero questo petrolio, abbia pazienza. È giusto, è sacrosanto che vengano fatte, ma cosa vengono all'estero? Ma se rimangono i benefici agli italiani. Da dove arrivano? Vi interrompo entrambi. La sua Italia non mi interessa. Dico, Renzi è così forte perché l'opposizione è questa. Allora, siete sempre più debole, mi dispiace per lei. Una mozione di sfiducia insieme, fa copia e incolla e presenta mozione. Non risponda più, se no non andiamo avanti. Allora, la prego, tanto insomma c'è ancora tempo. Il ministro Boschi, che come sapete viene nominata dalla Guidi nelle intercettazioni, il ministro Boschi possiamo dire che invece ha scaricato l'ex collega, ha detto di quelle cose si occupava lei, si è mostrata piuttosto serena, è già stata ascoltata solo come persona informata dei fatti, e ha detto anche, insomma ormai le sfiducie sono un appuntamento fisso quasi come la Champions, insomma in qualche modo Toninelli a sdrammatizzare, quasi a non dar peso a queste emozioni, che ne pensa lei che è uno dei fautori?
Penso che dimostri tutta la difficoltà in cui sta versando il Partito Democratico, in particolare i vertici Renzi e la Boschi. La mozione di sfiducia è un atto democratico all'interno del quale un'opposizione, come si stanno opponendo anche i cittadini contro Renzi che è ora a Napoli, contro l'azione di quello che sta facendo Renzi e il suo governo. Noi vogliamo portare il Presidente del Consiglio e la Ministra Boschi in aula a spiegarci chi ha scritto quell'emendamento, perché quello che è, loro ci devono dire di chi stanno facendo gli interessi. Io mi permetto anche di dire che oggi noi stiamo depositando, lo faremo proprio oggi, una proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulle fondazioni, sui soldoni che arrivano alle fondazioni. Lei perfettamente sa che ce ne sono decine abbinate ai politici, una a Renzi. Fondazione Open, 3 milioni di euro, di questi 3 milioni di soldi ricevuti, 1 milione è opaco, non si sa chi gliel'ha dato. Noi con la nostra legge obbliga chi dà i soldi a dire chi è. Chi ci dice che dietro quel milione non ci sono le compagnie petrolifere che gli hanno scritto l'emendamento? Io chiedo alla Malpezzi, chi sta pagando la fondazione di Renzi? Prego, avete un sito, non avete uno statuto. Ma la smetta, abbiamo tutto e abbiamo rifiutato 42 milioni di euro che voi prendete. Pezzi, replica lei, c'è un minuto e poi dobbiamo chiudere, sì, dobbiamo salutarci. Sono assolutamente allibita. Intanto sul discorso rimborsi elettorali loro non li prendono perché semplicemente grazie di averlo ricordato. No, ma per quale motivo? Perché non vi spettano, per il semplice motivo che voi, ma la smetta, che noi abbiamo rifiutato 42 milioni di euro. Che non vogliono presentare in trasparenza, non vogliono dire nome e cognome e non lo dicono ai cittadini italiani. Abbiamo depositato tutti i documenti. Quindi questo sia chiaro, voi non dite nome e cognome di chi avete dietro. Mi dispiace per lei, gli si sta allungando il naso, Malpezzi. I video parlando di altro mentre stiamo in aula, facendo interventi sul nulla e postando i vostri video invitando i cittadini a fare i click. Mamma quindi mia, propaganda su propaganda che vi porta a casa, stanno ridendo. Siete voi, questo è il Movimento 5 Stelle, assoluta certo, che ha rifiutato 42 milioni di euro di soldi pubblici. Le fondazioni sono trasparenti, le fondazioni sono trasparenti, il milione di euro dei partiti sono trasparenti, quindi voi pensate piuttosto a rendere, a mettere in chiaro, nero su bianco, a farci vedere la vostra carta d'identità. Per ora noi sappiamo solo che ce ne sono due che vi comandano, che vi dicono a click che hanno rifiutato soldi e incarichi, che vi dicono in che modo cambia la posizione politica del vostro partito, la linea la del solita, vostro partito. È un disco rotto, Malpezzi, non le chiede più nessuno. Fate bene a fare la mozione di sfiducia perché il compito dell'opposizione, magari la minoranza ci vota, la vota, e siccome non avete elementi politici e argomenti, e i cittadini che protestano, governo, ma lei si rende conto, Toninelli, ci provate in questo modo. Io vi devo interrompere, purtroppo c'è la pubblicità, scusate, vi saluto. Mi dispiace, abbiamo finito il tempo, dobbiamo andare in break. Saluto e ringrazio tutti voi. Grazie.